Che è una Skoda lo si riconosce dal design, ma è anche molto diversa dalle altre. Che è una Skoda lo si riconosce per la filosofia alla base del progetto, affidabilità, praticità, spazio e un prezzo contenuto comunque per la categoria. Che è una Skoda lo si riconosce dal suffisso Q alla fine del nome. Lei è la Skoda Enyaq iV e il badge iV indica che è il primo modello nato completamente elettrico e solo elettrico del marchio ceco. Un modello basato sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen e che però dalle cugine tedesche e catalane si distingue parecchio. Sono diversi gli elementi che contribuiscono a rendere la Enyaq una vettura non solo cittadina ma per tutti gli usi, compresi i lunghi spostamenti, aerodinamica, spazio, praticità, tecnologia e soprattutto un nuovo ecosistema Skoda per la ricarica, sia pubblica che privata. Skoda è il marchio che pensa offrire pacchetti completi a buon mercato e del gruppo di Wolfsburg è quello che pensa di più allo spazio, a fornire auto pratiche e spaziose. Simply clever, ovvero semplicemente intelligente, è del resto il motto del marchio e la Enyaq non fa eccezione. Rispetto a tutte le elettriche di nuova generazione basate su piattaforma MEB è di sicuro quella più grande. Imponente anche nell'aspetto, la Enyaq è lunga 4,6 metri, larga 1,8 e alta 1,6, ma è il passo a fare la differenza. 2,7 metri grazie al cofano corto che assicurano tanta abitabilità. Dicevo che il fatto che sia una Skoda lo si riconosce dal design, a partire dall'anteriore dove tutto è dominato dalla grande griglia che sviluppa in larghezza anche visivamente la vettura. Non bisogna però pensare che un frontale così massiccio comprometta la sua efficienza perché tutto è studiato per l'aerodinamica. Non solo la griglia ma anche una bella presa d'aria sul cofano centrale che contribuisce ad abbassare il coefficiente aerodinamico. Qui infatti abbiamo un valore di 0,250, uno dei più bassi sul mercato. Complice la trazione posteriore che tra l'altro migliora la stabilità in alcuni contesti come per esempio le curve e complice il motore elettrico, la Skoda Enyaq taglia letteralmente l'aria e fila via che è un piacere. Massiccia all'anteriore, slanciata di profilo e questo nonostante sia un SUV. L'aerodinamica è infatti garantita dalla forma del tetto che scende verso il basso e dai cerchi aero, oltre che dalla forma degli specchietti retrovisori che sono appuntiti e sempre più sottili man mano che si avvicinano verso l'esterno. In generale di profilo è molto slanciata e sottile man mano che si avvicina al posteriore. Il posteriore è ancora una volta tipicamente Skoda. Fari piccoli, squadrati, separati dal nuovo logo a caratteri distanziati che il marchio ha introdotto con i modelli di ultima generazione. Ma non dimentichiamoci che Skoda vuole essere prima di tutto affidabile e in questo modello l'affidabilità è dimostrata da un bagagliaio che parte da 585 litri di capacità minima, il che significa che abbattendo i sedili posteriori si arriva a una capacità di circa 1700 litri e io, che sono molto alto, posso starci comodamente sdraiato. La Enyaq è la vettura che segna il definitivo ingresso di Skoda nel mondo della mobilità elettrica e lo fa in grande stile. Per questo anche i materiali che compongono gli interni sono fonte di vita o quantomeno danno nuova vita a materiali considerati di scarto o utilizzano fonti naturali. Per esempio, la pelle dei sedili è trattata con un estratto di foglie d'ulivo, mentre i tessuti sono composti al 60% di poliestere riciclato e al 40% di lana vergine. Sostenibilità e tecnologia. La plancia è infatti rivestita degli stessi materiali sostenibili dei sedili, mentre a livello di tecnologia tutto è focalizzato dall'enorme display centrale che permette di ridurre il cruscotto di dimensioni e di infossarlo nella plancia per mantenerlo sempre visibile. Tecnologia all'avanguardia vuol dire anche che la Enyaq è la prima Skoda con head-up display a realtà aumentata. Il display è cioè proiettato direttamente sul parabrezza per una maggiore sicurezza e visibilità. La realtà aumentata consente di proiettare non solo velocità, navigazione e segnaletica, ma di proiettarle anche in profondità e in modo tridimensionale, per far percepire meglio la distanza e le proporzioni al conducente. La Enyaq è una vettura a trazione posteriore, ma è prevista anche una versione integrale, che a seconda delle configurazioni è spinta da uno o due motori elettrici. Tre le versioni con un motore solo, che arrivano a 204 cavalli, e due invece le versioni bimotore, che arrivano a 306 cavalli di potenza e appunto 520 km di autonomia. In generale comunque guidandola si apprezza molto il grande lavoro fatto sull'aerodinamica di cui accennavo prima e poi a completare il piacere di guida. C'è ovviamente il motore elettrico che già di per sé è molto scattante. I numeri non dicono mai tutto, ma qui i 310 Nm di coppia massima sono veritieri e tra l'altro si sentono tutti.
La velocità è invece limitata a 160 km/h, secondo una scelta che sempre più player stanno facendo ed è legata alla sicurezza. In più, per distrarre il conducente il meno possibile, c'è anche Laura. Laura è l'assistente vocale che fa da ponte tra conducente e automobile ed è presente su tutte le Skoda di ultima generazione. Grazie alle sim di serie sull'ENIAC, Laura combina i dati di bordo con quelli online, cosa che le permette di essere reattiva e flessibile in ogni situazione. A Laura, il conducente può chiedere qualsiasi cosa, può attivare o disattivare funzioni del veicolo, banalmente il clima, oppure impostare un brano o anche dettare un messaggio, oppure può chiederle se ci sono colonnine nei dintorni. Tutto si attiva pronunciando OK Laura, senza pulsanti e senza altre azioni. L'assistente comprende fasi complete pronunciate con naturalezza, senza di conseguenza meccanismi forzati. La ENIAC ha tutti gli ingredienti per essere la viaggiatrice perfetta, a partire da come si guida. Comoda e spaziosa, unisce a questo anche un'ottima visibilità, sia all'anteriore grazie all'ampio parabrezza, sia al posteriore dove comunque il lunotto non è troppo inclinato e nemmeno troppo piccolo. Anche guidandola a lungo difficilmente si avrà mal di schiena perché il sedile offre un buon supporto lombare, mentre gli ADAS permettono una guida semi-autonoma che, per quanto richieda sempre attenzione, consente di rilassarsi un po' al volante. E vabbè, inutile dire che qui non c'è rumore, al di là del lavoro fatto sull'insonorizzazione il motore è elettrico e quindi non produce rumore. L'unica cosa che si sente è il fruscio dell'aria tagliata dalla forma aerodinamica della ENIAC o ancora meglio il suono della nostra musica preferita. Con 520 km di autonomia l'ansia da ricarica è un problema minore, nel senso che le colonnine si stanno sempre più diffondendo e non solo città ma anche per esempio al di fuori dei caselli autostradali e tra l'altro ha velocità rapida. Velocità rapida che lei supporta molto bene perché è in grado di recuperare l'80% dell'autonomia in circa 40 minuti e di ricaricarsi completamente a seconda della tipologia di colonnina in una o due ore. Anche la ricarica a casa non è un problema. Se è vero che con l'impianto domestico è lenta, farà piacere sentire che Skoda ha intenzione di creare il suo personale ecosistema dedicato ai modelli elettrici, sia per la ricarica domestica che quella pubblica. Tra non molto, infatti, il marchio ceco lancerà le sue wallbox Skoda IV Charger, dedicate non solo all'uso privato, ma anche alle aziende che avranno la necessità e la volontà di installarle nei parcheggi della loro sede. Oppure di includerle nel fringe benefit della vettura, installandole, quando possibile, anche nei garage dei loro driver. La gamma di ricarica Skoda comprende tre wallbox con tre diversi livelli di servizio, compreso, su quelle più accessoriate, il controllo da remoto con l'app ufficiale di Skoda, nonché la fatturazione separata per i diversi utilizzatori, altra caratteristica che potrebbe interessare a un utilizzo aziendale. Skoda ENIAC è semplicemente intelligente, nel pieno rispetto della filosofia del marchio, un'elettrica non fine a se stessa, ma che pensa all'auto anche prima e dopo l'acquisto, prima di tutto con una produzione quanto più possibile sostenibile, secondo con la volontà di avere una rete di ricarica pubblica e privata che permetta di sfruttare in pieno i 520 km di autonomia della vettura, con un utilizzo sempre più vicino a quello già ampiamente collaudato sulla gamma termica e ibrida del marchio ceco. Skoda è un marchio boemo, ma l'origine del nome di questo SUV è irlandese. Enya infatti significa fonte di vita nella lingua dell'isola britannica e deriva a sua volta dal gaelico irlandese ethne, che si può tradurre come essenza, spirito o principio. Un nome piuttosto azzeccato per una vettura che vuole essere sostenibile al 100%.